Aspettiamo qualche minuto per sincronizzare tutte le connessioni perché il webinar andrà anche live in streaming sul sito www.cmcc.it per dare a tutti la possibilità di seguirlo. Chiedo a chi si è collegato solo qualche minuto di pazienza prima di iniziare. Grazie. Benissimo, buon pomeriggio e ben trovati a questa presentazione del Synthesis Report, il rapporto di sintesi che chiude il processo di pubblicazione del sesto rapporto di valutazione sui cambiamenti climatici dell'IPCC. Questa è una presentazione organizzata dal CMCC in qualità di ente ospitante, il focal point IPCC per l'Italia. Sul sito del focal point dell'IPCC che vedete qui in condivisione di schermo trovate tutti gli approfondimenti che andremo adesso ad affrontare insieme alle autrici e agli autori del sesto rapporto di valutazione dell'IPCC. Insieme ai testi trovate
una storyline che mette in relazione la storia della pubblic delle pubblicazioni dei rapporti di valutazione dell'IPCC con l'andamento delle concentrazioni di CO2 in atmosfera, mentre nella pagina dedicata al rapporto di sintesi trovate una serie di contenuti, tra cui la versione italiana del comunicato stampa ufficiale dell'IPCC, e dei testi che sono stati curati dagli autori, che sono anche gli autori della presentazione, di questa presentazione. In particolare approfondiremo i temi del rapporto di sintesi, un po' di tutto il processo di pubblicazione del sesto rapporto di valutazione dell'IPCC insieme a Lucia Perugini, che partecipa ai negoziati sul clima come in qualità di scienziata, di supporto scientifico alla delegazione del governo italiano. Anna Pirani, che è autrice del sesto rapporto di valutazione IPCC, del rapporto di sintesi e head della Technical Support Unit del Working Group 1, il working group che si occupa delle basi fisiche dei cambiamenti climatici, e CMCC Università Ca' Foscari, professor Piero Lionello, che è autore del Working Group 2, il volume dedicato ai temi degli impatti, le vulnerabilità e l'adattamento, ed Elena Verdolini, che è autrice invece del Working Group 3, il volume che si occupa della mitigazione, quindi di tutte le politiche e le soluzioni per abbattere le emissioni e diminuire la concentrazione di CO2 in atmosfera. Io sono Mauro Buonocore, della comunicazione del Centro Euromediterraneo sui cambiamenti climatici. Il mio compito è quello di darvi soltanto qualche istruzione logistica. Alla fine delle presentazioni delle autrici e degli autori ci sarà spazio per le vostre domande, per le risposte. Potete sottomettere le vostre domande, porre le vostre domande attraverso cliccando su quest'icona che vedete sulla vostra interfaccia. Per coloro che ci seguono su YouTube possono porre domande commentando nei commenti di YouTube. Stiamo registrando questo webinar, che sarà il prima possibile pubblicato sul sito del Focal Point dell'IPCC, insieme anche ad altri materiali. Da parte mia, cedo adesso la parola a Lucia Perugini per un'introduzione del processo di pubblicazione del sesto rapporto di valutazione dell'IPCC con un focus sul rapporto di sintesi. Prego, Lucia. Grazie Mauro. Ho perso l'icona per condividere. Non è comparsa una. Oddio. Scusatemi, arrivo subito. Eccola. Era comparsa una. Vedete il mio schermo? Sì. Perfetto, sto cercando di metterlo in. Ok, buon pomeriggio a tutti. Vi andrò a presentare una breve carrellata su cos'è l'IPCC e sull'assessment report e cosa è avvenuto a Interlaken durante la scorsa settimana. Che cos'è l'IPCC? È il panel intergovernativo sui cambiamenti climatici, ovvero un organismo delle Nazioni Unite che si occupa della valutazione della scienza relativa al cambiamento climatico. È stato creato nel 1988 dall'Organizzazione Meteorologica Mondiale e dal Programma Ambientale delle Nazioni Unite ed è un'organizzazione di governi che sono membri delle Nazioni Unite. E porta la Convenzione quadro sui cambiamenti climatici, ma non è indipendente, questo è importante evidenziarlo.
Qual è il ruolo dell'IPCC? È quello di analizzare con un approccio obiettivo, aperto, trasparente tutte le informazioni scientifiche, tecniche e socio-economiche rilevanti per comprendere le basi scientifiche e i rischi del cambiamento climatico. Quindi sono una sintesi, una somma di tutto quello che la scienza produce. Molto spesso si dice gli scenari dell'IPCC. In realtà l'IPCC non produce scenari, ma sintetizza le informazioni esistenti. I rapporti devono essere neutrali rispetto alle politiche, però devono trattare gli argomenti in maniera obiettiva, sulla base scientifica, però devono essere rilevanti per l'applicazione di particolari politiche. Questo non entrerà nel dettaglio della struttura dell'IPCC, solo per dirvi che è organizzata in tre gruppi di lavoro, che poi menzioneremo. Il primo gruppo di lavoro che si occupa, è un gruppo di scienziati che si occupa di fornire la sintesi sulle basi scientifiche e fisiche dei cambiamenti climatici. Il secondo gruppo di lavoro, che inizia a lavorare dopo che il primo ha finito quasi, lavora sugli impatti, l'adattamento e la vulnerabilità. Il terzo gruppo di lavoro sulla mitigazione del cambiamento climatico. E poi c'è una task force a parte che si occupa della redazione delle linee guida per gli inventari di gas serra. L'IPCC ha fornito il suo primo rapporto nel 1990 ed ha costituito la base scientifica, appunto, della Convenzione sui cambiamenti climatici, e da lì in poi, più o meno ogni 7 anni, questo è il sesto ciclo di sintesi ed è un ciclo molto importante perché andrà poi a informare il Global Stocktake della Convenzione sui cambiamenti climatici nelle Nazioni Unite, che è un processo che ha iniziato l'accordo di Parigi, di revisione degli obiettivi, del raggiungimento collettivo degli obiettivi stabiliti dall'accordo di Parigi. Quindi ogni 5 anni l'accordo di Parigi fa le somme, trae le somme, e ovviamente il contributo dell'assessment report è la base fondamentale per questo processo di revisione. E il primo Global Stocktake avverrà proprio quest'anno alla COP28 a dicembre. Come funziona il processo di approvazione dei rapporti? Tolgo le. Ok. All'inizio si crea l'outline, ovvero l'indice del rapporto stesso. In base a questo indice vengono proposti gli autori, gli scienziati che poi faranno parte del team di scienziati che redigerà questa sintesi e questa valutazione. Il primo draft viene poi sottoposto a revisioni, a più revisioni. Ci saranno 2 turni di revisioni, di cui anche i governi ne faranno parte. Quindi chi è che può rivedere il rapporto e fornire i propri commenti sono sia la comunità scientifica che i governi. Dopodiché l'ultima revisione è quella governativa e poi c'è l'approvazione e l'accettazione. Quello che verrà negoziato però alla fine, proprio nel panel vero e proprio, poi lo vedremo, è solo la sintesi per i decisori politici. Quindi diciamo le conclusioni del rapporto, non si negozia il contenuto stesso del rapporto. Quella, la scienza, non è negoziabile. Le conclusioni che se ne traggono, seppur sempre sulla base scientifica e supportate dalle evidenze raccolte, sono negoziate dai governi con il supporto degli autori, che ovviamente verificano che qualsiasi affermazione abbia supporto scientifico. Non riesco, ecco qui. Il rapporto di sintesi, cosa si è approvato adesso? Cosa è uscito oggi alle 2? È la sintesi dell'assessment report 6, cioè è la sintesi dei 3 rapporti fatti dai gruppi di lavoro che avevamo detto. Non solo, quest'anno, in questo ciclo, sono stati anche redatti 3 rapporti specifici. Il primo è speciali, scusate, uno sul riscaldamento globale di 1,5, gli effetti di questo scenario, il cambiamento climatico e gli impatti sul suolo e il territorio, foreste e agricoltura, l'oceano, uno su oceano e criosfera in un clima che cambia. Questa sintesi quindi raccoglie i contributi di
tutti questi rapporti e tira fuori un summary for policy maker di 37 pagine, che è suddiviso in tre parti. Nella prima si valuta lo stato attuale e le tendenze, nella seconda i cambiamenti climatici futuri, i rischi e le risposte a lungo termine, e nell'ultima parte le risposte a breve termine per dare proprio delle indicazioni ai governi su dove si debba agire in fretta e quali siano le potenzialità e quali sono le condizioni che rendono possibile questa transizione. Per maggiori informazioni vi rimando alla pagina del IPCC Focal Point Italia, dove troverete poi mano a mano sempre più materiale da consultare. Quindi vediamo che questo è il risultante di uno sforzo immenso di più, se vedete tutti, scusate, è un po' piena questa slide, però per farvi capire quante persone sono scienziati sono stati coinvolti, sia negli rapporti speciali che vedete qui, sia nei tre rapporti che fanno parte dell'assessment report delle basi scientifiche, gli impatti adattamento e mitigazione. Vedete che più o meno coinvolgono tra i 100 e i 200 autori, dietro ai quali ci sono anche i contributing authors che danno supporto, che sono altrettanti. Questi hanno analizzato su dalle 3.000, 30.000 alle 14.000 pubblicazioni al rapporto. Hanno ricevuto circa ogni rapporto sui 60.000, 70.000 commenti, a cui hanno dovuto rispondere singolarmente uno per uno e dare un seguito o non, però giustificandolo. Quindi sono quasi 1.400 autori, no? Senza quelli che fanno il contributo, che hanno lavorato su base volontaria. Quindi sopra ogni, c'è cioè uno sforzo immenso che dovremmo rispettargli molto, e anche il contributo e il risultato che è stato fornito. L'attenzione scientifica è in aumento a questi rapporti. Vedete, questi sono i tre rapporti di working group 1, 2 e 3 negli anni, il quarto assessment, il quinto, il sesto, quello di adesso, e questo è quello del 2014. Vedete che i commenti che ricevono sono aumentati esponenzialmente. Inoltre, il volume della letteratura scientifica, anche in crescita esponenziale, raddoppiando ogni 5 anni. Questo non solo ha aumentato il lavoro, ma ha anche aumentato la conoscenza delle cause e degli impatti ed ha contribuito a consolidare i risultati. Che cosa è successo alla 58ª sessione IPCC di Interlaken? Ho visto la partecipazione di 600 tra delegati e autori. È stato approvato con 48 ore di ritardo il rapporto di sintesi, che riassume appunto tutti i rapporti del sesto ciclo. È stata una discussione difficile perché, come vi ho detto, è alle porte della Global Stock Take, quindi i paesi su cui molti si baseranno su questo rapporto riassuntivo per trarre le conclusioni da inserire nel processo politico. E quindi diciamo che è stata una prova generale di negoziato del Global Stock Take, quindi molte istanze politiche sono state molto più evidenti all'interno di questa discussione. Come funziona? Funziona che gli autori forniscono un draft che viene sottoposto, come abbiamo visto, a 2 cicli di revisione, dopodiché viene presentato ai governi in plenaria all'ultimo e frase per frase viene deciso quali siano le conclusioni e la sintesi, gli elementi che devono avere risalto nell'ambito di migliaia di pagine di rapporto. Dopodiché, quindi i governi decidono cosa a cui dare risalto, però poi sono sempre gli scienziati che verificano che qualsiasi affermazione abbia supporto scientifico valido, sia rilevante, sia solida. Quindi tutto quello che viene contenuto, sì, è vero che è una lettura dei governi, di tutti i governi del mondo, quindi deve rispondere a dei compromessi poi di punti di vista, ma soprattutto è sempre supportata dalla scienza. Quali sono i messaggi principali che emergono? Sono principalmente tre, di gravità, di urgenza, ma anche di speranza. L'importanza, cosa emerge? L'importanza di mantenere l'aumento della temperatura sotto l'1,5 rispetto ai livelli preindustriali. Purtroppo siamo già a 1,1, quindi diciamo che il margine di manovra è strettissimo. Abbiamo già sperimentato danni e perdite sempre più irreversibili negli ecosistemi, già adesso.
quindi sull'acqua dolce, criosfera, ecosistemi costieri, oceani. E al di sopra di questo livello molti ecosistemi, è stato provato, popolazioni non potranno più essere in grado di adattarsi ai cambiamenti. Urgenza, quindi l'analisi degli impegni che sono stati messi in campo dalle nazioni sono ancora non sufficienti, che potrebbero portare fino ad un punto 3,5 gradi, quindi più del doppio di quello che che si dovrebbe fare. A livello globale dobbiamo correggere le nostre traiettorie emissive, dovremmo raggiungere il picco delle nostre emissioni entro il 2025, cioè tra 2 anni. Diciamo che anche l'informazione, cioè diciamo, dà un messaggio di allarme, ma è anche riferibile al 2019, quindi siamo anche un po' in ritardo se lo leggiamo sotto questo punto di vista. E poi maggiori saranno l'entità e la durata del superamento dell'1,5, più gli ecosistemi e le società saranno esposti a impatti e rischi maggiori e diffusi. E l'ultimo, la speranza. La speranza dice sì, ci presenta uno scenario grave, ma anche delle soluzioni che hanno anche dei grossi co-benefici. Poi vedremo le presentazioni che seguiranno, entreranno poi nel dettaglio. Comunque l'importante è che tutte le opzioni debbano essere comunque attuate adesso al massimo delle loro capacità. Spesso si sentono dibattiti che vogliono far prevalere oppure dovremmo andare su questa strategia o quell'altra. No, bisogna essere tutte, devono essere messe in campo qualsiasi opzione al massimo. Comunque c'è gli investimenti sotto le azioni climatiche devono aumentare di 3 a 6 volte, ma comunque i benefici sono comunque stati stimati e quantificati come maggiori dei costi legati ad azioni ritardate. Quindi è necessaria un'azione a tutti i livelli e ognuno di noi può fare anche nelle nostre scelte individuali la differenza. E con questo lascio la parola vi volevo mettere questa immagine che è un concerto che ha organizzato la Svizzera per il governo svizzero. Con questa immagine dietro siamo già al punto di non ritorno, un po' una sensazione da Titanic ci ha dato a noi delegati, però vi voglio lasciare con un po' di speranza, ecco. Arrivederci, Grazie. grazie. Grazie Lucia, grazie mille. Io giro la parola ad Anna Pirani per entrare nel merito di alcuni contenuti specifici del rapporto di sintesi. Ricordo soltanto alle persone che su Zoom hanno la mano alzata che non si può intervenire in voce, ma soltanto attraverso il tab domande e risposte. Grazie. Prego, Anna Pirani. Ok, grazie Mauro. E vi farò una brevissima sintesi del rapporto di sintesi che complementerà moltissimo quello che ha appena concluso Lucia. E trovo che questi temi catturino molto bene i messaggi chiave di questo rapporto. Userò qualche figura del rapporto in sé, ma non tutte, quindi una visita veloce a quello che dice questo rapporto di sintesi. Allora, secondo, quando parliamo della gravità, siamo in più di un secolo di combustione di combustibili fossili e nonché di un uso ineguale e insostenibile di energia del suolo, e questo ci ha portati a un riscaldamento globale di 1,1 gradi, con conseguenze negli eventi meteorologici estremi, sempre più frequenti e più intensi, che possiamo attribuire alle attività umane. Qui nella figura vediamo diffusi impatti diffusi e sostanziali osservati ed attribuiti al cambiamento climatico a livello mondiale. E questi impatti pericolosi stanno occorrendo sulla natura e le persone in ogni regione del mondo. Perdite e danni stanno avvenendo ora e fanno parte del nostro futuro, colpendo le persone e gli ecosistemi più vulnerabili. Quindi sappiamo che coloro che hanno contribuito meno al cambiamento climatico sono colpiti in modo sproporzionato e l'equità ed una transizione giusta è fondamentale per affrontare il cambiamento climatico. Allora, questa figura vi mostra il cambio di temperature globali
annualmente, arrivando fino ad oggi o quasi oggi, al 2020, lo vedete indicato, e poi vedete dei scenari futuri possibili, secondo le emissioni future di gas a effetto serra, dal basso. Emissioni future, scenari con emissioni future molto basse e aumentando fino a degli scenari possibili molto alti. E vedete l'evoluzione col tempo delle temperature fino alla fine di questo secolo. Allora, come abbiamo detto, le temperature medie dell'ultimo decennio sono già a 1,1 gradi sopra i livelli preindustriali ed è probabile che raggiungeremo un livello di riscaldamento globale dell'1,5 gradi all'inizio degli anni 30. E se vediamo in basso, vediamo che un bambino nato ora potrebbe subire in media molte volte più eventi climatici estremi nel corso della sua vita rispetto ai suoi nonni. Quindi, senza un'azione urgente, efficace ed equa per ridurre le emissioni ed adattarsi, il cambiamento climatico minaccia sempre di più gli ecosistemi, la biodiversità, i mezzi di sussistenza e il benessere delle generazioni attuali e future. E queste tendenze attuali non sono compatibili con un mondo sostenibile ed equo. I rischi, gli impatti negativi e le relative perdite, danni future causati dal cambiamento climatico aumentano con ogni incremento di riscaldamento globale. Possiamo limitare il riscaldamento globale a 1,5 gradi, oppure, scusate, c'è un errore, 2 gradi più alto di quello che è stato i livelli prima dell'industrializzazione, ma questo comporta delle riduzioni immediate delle emissioni gas a effetto serra. Qui stiamo parlando di urgenza e attualmente non siamo su questa traiettoria che ci permetterà di rimanere sotto ad un riscaldamento globale di 1,5 gradi. Vedete in arancione l'evoluzione futura secondo le politiche attuali. Le emissioni globali di gas a effetto serra nel 2019 erano ben 12 più volte, 12% più alte che nel 2010 e 54% più alte che nel 2019. Quindi quest'ultimo decennio vediamo degli aumenti di emissioni più alte che mai. E per mantenere il riscaldamento globale entro 2 gradi, le emissioni di gas a effetto serra dovranno diminuire di circa il 21%. Entro il 2030 e di circa 35% entro il 2035, ovviamente ancora di più per rimanere sotto a 1,5 gradi. Il netto zero delle emissioni del CO2 e gas a effetto serra possono essere raggiunti riducendo le emissioni in tutti i settori. Allora, qui passo a della speranza e vediamo che ci sono molteplici opportunità per intensificare l'azione per il clima. Questa è una figura molto carica e non posso tradurla bene su una slide, però mostra a sinistra varie opzioni legate all'adattamento al cambiamento climatico e a destra vedete tutta una lista di opzioni legate alla mitigazione al cambiamento climatico. E quello che mostra questa figura è che c'è stata una valutazione molto comprensiva che copre la fattibilità, le sinergie di queste azioni e il potenziale delle opzioni di mitigazione a ridurre le emissioni e questo fattore si vede tutto a sinistra colorato. Quindi esistono molteplici opportunità per intensificare l'azione per il clima, sono opzioni o azioni che esistono attualmente e questo rapporto ci mostra quanto è grande l'opportunità di ridurre le emissioni attraverso tutte le azioni che si possono fare nei settori dell'economia. Allora, con un'azione rapida è possibile costruire un futuro vivibile e sostenibile per tutti attraverso anche uno sviluppo resiliente al clima. Uno sviluppo resiliente al clima significa integrare misure per adattarsi ai cambiamenti climatici con azioni per ridurre o evitare l'emissione gas a effetto serra e così promuovendo uno sviluppo sostenibile. Questo migliora anche la salute, i mezzi di sussistenza alle persone, riduce la povertà e la fame e fornisce anche energia pulita e acqua. E diventa progressivamente più impegnativo con ogni incremento di riscaldamento, in particolare
oltre l'1.5 arrivare a mettere in atto questo sviluppo sostenibile. Allora, rimanendo sempre su un tema di speranza, un futuro vivibile e sostenibile per tutti è possibile attraverso appunto questo sviluppo resiliente al clima. Allora, questa figura, vedete, partendo da dove siamo adesso, tutto a sinistra, un punto di partenza molto importante, si vedono tutte le traiettorie possibili per arrivare, in questo caso dovete vedere verso l'alto, un mondo più equo e più sostenibile, con una riduzione del riscaldamento globale. E invece dal basso stiamo andando verso delle traiettorie più inique e più critiche per la società e gli ecosistemi. E vedete dove siamo adesso, scritto mi sembra in nero, il rapporto attuale e la tempistica andando avanti. Ci sono questi punti critici secondo il quale si può passare da una traiettoria all'altra secondo le azioni collettive. E questa figura mostra che andando avanti col tempo, è un po' controintuitiva, però quello che sta dicendo è che c'è una finestra di opportunità che si restringe rapidamente. Allora, più si va in là senza aver preso un'azione che va verso l'alto di questa figura, più lontano siamo. E allora qui, come ci si muove lungo questa figura, ci sono molteplici scelte e azioni che possono cambiare appunto questo percorso di sviluppo verso la sostenibilità. E ora in questo rapporto c'è una migliore comprensione di ciò che è necessario per rendere possibile un'azione per il clima più efficace ed equa. E questo include una serie di fattori che consentono e sostengono questo progresso, per esempio impegno politico, politiche coordinate, cooperazione internazionale, gestione efficace degli ecosistemi, governanza inclusiva, diversità delle conoscenze e partecipazione, innovazione tecnica e un migliore accesso a risorse finanziarie adeguate. E l'integrazione di un'azione per il clima efficace ed equa da subito e assolutamente in questo decennio limiterà il riscaldamento globale e porterà benefici più ampi e ridurrà le perdite e i danni per gli ecosistemi e le persone. Allora, con questo finisco lì la presentazione di qualche immagine del rapporto di sintesi. Come avete visto dal programma, veniamo da tre gruppi di lavoro. Io provengo dal gruppo 1 dell'IPCC. Adesso non farò una presentazione approfondita sta questo rapporto qui, ma invece quello che vorrei condividere con voi è una risorsa che abbiamo sviluppato ed è disponibile sia sul sito del rapporto gruppo 1, il Physical Science Basis, sia dal sito del Focal Point italiano, sarà disponibile là. E questo sito, la nostra intenzione è stata cercare di rendere più accessibili le figure che usiamo in questi rapporti. Come avete visto, alcune sono addirittura difficili da mettere in una slide. E sappiamo che da un lato dobbiamo comunicare con un pubblico ampio, con i politici, eccetera, però dall'altro lato il contenuto scientifico è molto tecnico e denso. Allora, in questo sito potrete trovare una sintesi molto breve ed approcciabile delle 10 figure del rapporto del gruppo 1 del suo Summary for Policymakers, quindi la sintesi per i politici che abbiamo fatto dal nostro rapporto. E vi faccio vedere molto rapidamente, perché non c'è tempo per farvi vedere tutta la storia, però l'idea è che potete accedere a messaggi chiave anche senza una preparazione tecnica e scientifica. Vedete, questa figura è la prima del nostro documento, il suo messaggio chiave in due parole, addirittura a livello haiku. Poi c'è in due frasi un qualcosa di più, il quale si può condividere con chiunque per strada, e man mano si arriva a delle informazioni più tecniche, più dettagliate. Quindi man mano che uno vuole entrare nei dettagli, tutto questo è fornito da questo sito. E scorrendo tutto in fondo, adesso non vi faccio vedere perché è troppo difficile così in un webinar, anzi fermo la condivisione, tutto in fondo troverete un piccolo video di 2 o 3 minuti fatto da uno degli autori del rapporto che spiega ognuna delle figure, e potrete anche scaricare una piccola presentazione PowerPoint con tutte le delle annotazioni su come presentarla, animata, che potete usare in qualsiasi contesto che vorreste. Quindi vi lascio
spero che andrate a scoprire per voi i messaggi chiave che sono emersi dal gruppo 1 dell'IPCC. E qui do la parola agli altri. Grazie. Grazie, grazie Anna. Sono stati alcuni piccoli problemi tecnici, un po' con la voce di Lucia Perugini, un po' con le slide un po' sfocate di Anna Pirani, ma le slide le troviamo, le mettiamo tutte sul sito dell'IPCCitalia.cmcc.it e quindi potete recuperarle in qualsiasi momento. Così come metteremo un banner, un collegamento al sito che Anna Pirani ha appena mostrato che di fatto è un esploratore dei dati che sono presenti nel Working Group 1. Lascio adesso la parola al professor Piero Lionello per un focus su i temi che riguardano impatti, vulnerabilità e adattamento rispetto al sesto rapporto di valutazione dell'IPCC. Prego. Nel frattempo, mentre il professor Lionello prepara la presentazione, forse possiamo rispondere a qualche domanda. No, no, scusa, Mauro, non mi è chiaro se sto condividendo lo schermo. Lo Sì, sto stai condividendo lo condividendo? schermo. Sì. Allora, un attimo. Se volete fare delle domande, altrimenti io sono pronto. Vorrei chiedere ad Anna Pirani, chiedono in quali lingue è stata preparata la sintesi Data Explorer. Credo in inglese, vero? Allora, non so se parlava la signora Milvia parlava dell'Explorer, io avevo capito il rapporto, infatti stavo proprio Ah, rispondendo ok. per scritto. Beh, l'Explorer è in inglese, il rapporto è prodotto in inglese, però l'IPCC produce le traduzioni nelle lingue Nazioni Unite, che sono il francese, russo, cinese, arabo, spagnolo. Inoltre all'inglese, e traducono il Summary for Policymakers, cioè il documento più sintetico, il documento sotto quello che si chiama la sintesi tecnica e anche tutte le domande frequenti dei rapporti. Poi ci sono anche altre traduzioni fatte non ufficialmente dall'IPCC che si possono trovare andando a vedere il rapporto, la pagina del sito, cioè il sito, si possono trovare queste traduzioni. Grazie. Ok, grazie. Piero, riesci a condividere la presentazione? Sì, mi dicono che è stato messo in pausa. Forse l'avete fatto voi per dare spazio ad Anna. Aspetta, aspetta, aspetta. Ora? Va Ora la vediamo, prego. bene. Ora la vediamo. Allora, come anticipato, io ho contribuito ai lavori del secondo working group dell'IPCC che si occupa di impatti, adattamento e vulnerabilità. E in particolare ho contribuito a due capitoli, uno che considerava i rischi per l'Europa nel suo insieme e un secondo che considerava la regione mediterranea. La mia presentazione terrà conto di questa mia, diciamo, particolare interesse. Un'anticipazione dal punto di vista del cambiamento climatico, cosa ci attendiamo per la regione mediterranea? Per la regione mediterranea ci attendiamo che continuerà a riscaldarsi, attualmente circa 1,5 gradi al di sopra del periodo preindustriale. E il riscaldamento sarà particolarmente intenso in estate, quando sarà maggiore, circa del 50% della media globale. Questo riscaldamento interesserà sia l'ambiente terrestre che quello marino. Avrà effetti sulle temperature medie e anche sulle ondate di calore. La regione mediterranea, inoltre, diventerà più arida per effetto combinato della diminuzione della precipitazione, meno piogge, e dell'aumento dell'evapotranspirazione, della perdita di umidità da parte del suolo. In alcune aree della parte settentrionale le precipitazioni estreme aumenteranno. E il livello del mare aumenterà.
aumenterà seguendo l'aumento del valore medio globale. Un aumento che sarà irreversibile e progressivo e continuerà su scale plurisecolari. Questo ha determinato già degli impatti, impatti che hanno interessato ecosistemi marini, ecosistemi terrestri di acqua dolce, l'agricoltura, altre attività umane come la pesca e l'acquacoltura, ha introdotto disagio termico e delle vittime per effetto delle ondate di calore, soprattutto in ambito urbano, e ha determinato situazioni favorevoli allo sviluppo di incendi. L'IPCC, attraverso la sua analisi degli articoli pubblicati nella letteratura scientifica, ha individuato quattro principali categorie di rischi. I rischi causati da ondate di calore su popolazioni ed ecosistemi terrestri e marini, i rischi per la produzione agricola a causa di una combinazione di aumenti di temperatura e siccità, rischi di scarsità di risorse idriche nell'Europa meridionale, che in caso di un grande aumento, GWL sta per Global Warming Level, per un aumento globale di 3 gradi interesserà anche l'Europa centro-occidentale, e rischi prodotti da maggiore frequenza e intensità di inondazioni costiere, fluviali e pluviali. Questo simbolismo viene adottato frequentemente nei rapporti dell'IPCC, viene chiamato dei tizzoni ardenti. Il livello di colore indica il livello di rischio, mentre qui è riportato il livello di riscaldamento globale a cui questo rischio ha luogo. Si vede che i tizzoni diventano ardenti a diversi livelli a seconda del contesto considerato. Ad esempio, la scarsità di acqua nell'Europa meridionale inizia a diventare critica anche con livelli di global warming estremamente elevati. Gli ecosistemi terrestri, gli ecosistemi marini, scusate, presentano un grado di rischio elevato prima di altri settori. Le inondazioni costiere anche iniziano a manifestare il proprio aumento di aumenti di intensità, frequenza e aumento del rischio per livelli di global warming già attorno ai 2 gradi. Vedete, c'è una certa differenziazione a seconda del tipo di rischio che è considerato. Il Mediterraneo come si inserisce nel contesto globale? In alcuni casi i rischi peculiari del Mediterraneo sono determinati dalle caratteristiche dell'evoluzione futura del clima nel Mediterraneo. Questo in particolare vale per la precipitazione. Il Mediterraneo, qui vedete i cambiamenti di precipitazione attesi, viene rappresentato l'intera scala globale e il Mediterraneo è evidenziato da questo ellisse. Prevalentemente, a scala globale, col cambiamento climatico, la precipitazione tende ad aumentare. Però ci sono alcune aree, e il Mediterraneo è una di queste, invece al contrario la precipitazione diminuirà. E questo innesca dei problemi per l'agricoltura e la disponibilità delle risorse idriche. Altri problemi, rischi per il Mediterraneo, non derivano dal fatto che il cambiamento climatico abbia delle caratteristiche particolari, ma dal fatto che gli ecosistemi o i settori produttivi o le popolazioni del Mediterraneo presentano delle specifiche vulnerabilità. Ad esempio, in molte aree del Mediterraneo è presente una popolazione urbana, numerosa, in crescita, esposta e vulnerabile alle ondate di calore. La domanda di acqua da parte dell'agricoltura è in certi paesi la principale tra i vari settori, quella che chiede più acqua di tutti gli altri settori, e in particolare la tendenza dell'agricoltura è ad aumentare la pratica dell'irrigazione. Il Mediterraneo è quello che viene chiamato un mare micromareale. Le maree del Mediterraneo in generale hanno una ampiezza trascurabile rispetto a quello di altri mari. Questo ha favorito un gran numero di insediamenti e strutture che sono molto prossime al livello medio del mare. E quindi un aumento del livello del mare che in altri contesti può essere trascurabile perché molto piccolo rispetto all'intervallo, all'escursione mareale, può diventare fondamentale per il Mediterraneo.
Infine, Mediterraneo è una delle principali mete turistiche, sono la principale a scala globale. Ma il Mediterraneo, il cambiamento climatico, cambia le condizioni e le mete preferite, creando in genere alternative a quelle che sono le tradizionali mete turistiche dal punto di vista climatico. E inoltre è un settore a rischio perché il turismo internazionale è basato su massicci trasferimenti di persone con voli e crociere. In una prospettiva di mitigazione sono settori che potrebbero essere penalizzati. Tradizionalmente il Mediterraneo è un'area caratterizzata da scarsità di risorse idriche, non in tutte le sue parti, ma in vaste regioni, in particolare nella parte centro-meridionale. E infine, gli ecosistemi del Mediterraneo hanno delle caratteristiche peculiari che li pongono particolarmente sensibili a certi cambiamenti, nonché in molti casi sono già soggetti ad altri fattori di pericolo, inquinamento e sovrasfruttamento delle risorse. Vorrei ora fare una breve carrellata per concretizzare un po' i rischi di cui si parla nel rapporto dell'IPCC. Gli ecosistemi marini. Questi cerchi rossi indicano che nel periodo di studio, quando sono completamente riempiti, su 5 anni analizzati, per 5 anni sono stati registrati delle mortalità di massa. Mortalità di massa generalmente degli organismi bentonici, il cui stato è riprodotto nelle figure qua sotto. E questa è una figura forse di non immediata comprensione, però che merita di essere analizzata perché mostra i limiti dell'azione di adattamento. Stiamo parlando di barriere coralline che possono essere in una condizione prospera, sana, oppure in una condizione devastata, praticamente con quasi tutti i coralli morti, come si vede in questa figura qui. Questo stato è rappresentato qui dalla scala verticale, coralli sani, coralli morti. Lungo l'asse delle X invece c'è l'evoluzione nel tempo. E qui vediamo diverse possibili evoluzioni della quantità di coralli che sopravvivono. Ci sono 2 curve estreme, una superiore, nel caso in cui il riscaldamento globale sia moderato, si può restare con circa il 60% degli organismi sopravvissuti. Se il riscaldamento è intenso, come si evidenzia da questi colori qui, avviene la mortalità completa dei coralli già nella seconda metà di questo secolo. Qual è la differenza rispetto al grafico qui a destra? E qui vengono implementate le azioni di tutela delle barriere coralline, degli organismi marini, degli ecosistemi marini. Nel caso di un moderato aumento di temperatura globale, questi meccanismi di tutela hanno un grande successo e consentono la sopravvivenza del 90% dei coralli. Ma nel caso di un riscaldamento intenso, nonostante tutti gli sforzi, i coralli scompaiono completamente. L'unico risultato degli sforzi di adattamento e di tutela degli ecosistemi marini è ritardarne di poco la scomparsa. I problemi non sono solo per gli ecosistemi marini, ma anche per gli ecosistemi terrestri. Queste 2 righe si riferiscono a un riscaldamento di 1,5 gradi, un riscaldamento circa doppio di 3 gradi. Considerano piante, insetti o mammiferi. Le zone rosse indicano che gli organismi, le specie, si troveranno al di fuori del range di condizioni climatiche per cui sono adatti. Quindi vedete che con un riscaldamento di 3 gradi, più del 50% delle piante, degli insetti in Europa, saranno soggetti a estinzione perché non avranno più le condizioni in cui loro sono in grado di sopravvivere. Infine, i ghiacciai. Questa stagione è stata caratterizzata da certe difficoltà del turismo invernale per l'assenza di neve. Qui stiamo parlando di ghiacciai alpini. Sappiamo che i ghiacciai alpini si stanno ritirando e questa è la tendenza osservata nelle ultime decadi. L'inizio di un progressivo declino che, nelle migliori delle ipotesi, con la riduzione, adottando uno scenario a basse emissioni, potremmo contenere la riduzione e alla fine di questo secolo avere circa il 30% dei ghiacciai attuali. Se invece non ci sarà una riduzione delle emissioni,
se la concentrazione di gas serra in atmosfera continuerà ad aumentare, i ghiacciai alpini scompariranno completamente alla fine di questo secolo, tranne pochissime tracce. L'agricoltura e i cereali. La popolazione umana, in modo diretto o indiretto, dipende molto dalla produzione di cereali. L'effetto immediato del cambiamento climatico in Europa sulla produzione di cereali, come vedete, ha due diversi connotati. Ci sono zone marron, in cui c'è una decrescita, e alcune poche zone chiare, verdi, in cui c'è un aumento della redditività. Qui viene considerato il Gran Turco e qui viene considerato il frumento. L'effetto complessivo in questo caso è debolmente negativo per il frumento, sostanzialmente negativo per il Gran Turco. In realtà si può contrastare questi effetti aumentando l'irrigazione e adottando specie più adatte. Ma il costo in termini di risorse idriche è notevole e non è garantito siano disponibili. Per fare un esempio, la Puglia, dove vivo, uno tradizionale produttore di frumento, la quantità di acqua richiesta per ottenere la conservazione o il miglioramento delle prestazioni attuali equivale alla quantità totale di pioggia nell'anno. Cioè si tratterebbe di raddoppiare le risorse attualmente esistenti. Le città. Questa zona viola indica un'area in cui in termini di vulnerabilità e giorni torridi il rischio di vittime è molto alto. Questa è la situazione con 2,5 gradi di riscaldamento globale, questa è la situazione con 4,5 gradi circa di riscaldamento globale e i pallini verdi rappresentano le città del Mediterraneo. Con questo aumento di temperatura una quantità notevole di, se non tutte, di città del Mediterraneo, i cerchi sono dimensioni, hanno dimensioni proporzionali alla loro popolazione, entreranno nella zona di rischi molto alti per la salute umana. Infine, gli incendi. Recentemente è stato un grande successo nel contrastare gli incendi e per un notevole periodo, fino al 2010, gli sforzi di prevenzione hanno contrastato l'effetto di condizioni climatiche favorevoli agli incendi. Ma questo è cambiato a partire dal 2010. A partire dal 2010 si è osservato che nonostante gli sforzi per prevenire gli incendi, le condizioni climatiche favorevoli agli incendi hanno raggiunto un'intensità tale da rendere tali sforzi inefficaci. Quindi, in sintesi, su impatti e rischi. Gli impatti dei cambiamenti in atto sono già ormai evidenti. L'ulteriore aumento del riscaldamento globale pone gravi rischi a scala globale e regionale e la gravità dei rischi aumenta con il livello del riscaldamento globale. Il Mediterraneo è una zona, una regione particolarmente esposta a gravi rischi per gli ecosistemi terrestri e marini, benessere e salute delle popolazioni, produzione di risorse alimentari e patrimonio culturale, in gran parte concentrato lungo le coste. Sono disponibili strategie di adattamento per gestire e ridurre i rischi? Certo, sono disponibili, però la loro efficacia si basa su tempestività. Ora è il momento di agire, se si vuole evitare gravi rischi, un rigoroso riferimento alle conoscenze scientifiche, continuità dell'impegno politico, implementazione di strutture istituzionali adeguate, mobilizzazione di risorse, cooperazioni a molteplici livelli, tra settori nazionali, a livello nazionale e a livello internazionale, procedure e decisioni inclusive in collaborazione con cittadini, parti sociali e settori produttivi, identificazione di opzioni fattibili ed efficaci nel loro contesto locale. Nonostante l'implementazione dell'adattamento, se il livello di riscaldamento globale supera 1,5 gradi, sono presenti rischi residui, perdite di habitat e servizi ecosistemici, decessi, perdite di raccolti, razionamento dell'acqua nell'Europa meridionale, riduzione dei territori disponibili per l'agricoltura. E il bottom line è che nel contesto tecnologico attuale il taglio delle emissioni è essenziale
per consentire un efficace adattamento. Questa è la mia slide conclusiva. Un po' tende ad essere il messaggio che spero di aver comunicato attraverso questo mio intervento. Le perdite e i danni che stiamo già subendo continueranno in futuro, colpendo in modo particolarmente duro i popoli e gli ecosistemi che sono maggiormente vulnerabili. Agire ora potrebbe produrre il cambiamento che è essenziale per un mondo sostenibile e giusto. Grazie dell'attenzione, io ho finito qui. Grazie, grazie Piero. E dall'adattamento passiamo al tema della mitigazione, cioè le tecnologie che sono necessarie per contenere le cause dell'innalzamento della temperatura. Elena Verdolini è autrice del Working Group 3. Elena, a te la parola. Grazie Mauro e grazie anche ai colleghi che hanno presentato in precedenza. Vedrete che nelle mie slide torneranno tanti dei riferimenti che sono già stati fatti. Come vi è stato spiegato all'inizio, il Working Group 3 si occupa delle potenziali soluzioni ai cambiamenti climatici, quindi l'argomento è quello della mitigazione. Siamo qui un anno dopo quasi aver rilasciato il nostro contributo al sesto rapporto di valutazione dell'IPCC, nel contesto appunto di discutere il Synthesis Report. Allora, io volevo partire da quello che è stato il messaggio chiave che è stato lanciato dall'IPCC quando è stato rilasciato la terza parte del rapporto, cioè che l'evidenza scientifica è chiara, dobbiamo agire adesso. E ho organizzato, diciamo, la presentazione attorno ad alcuni di quelli che secondo me sono i temi principali. Ovviamente tutti i rapporti dell'IPCC sono molto lunghi, si potrebbe parlare di tante altre cose, ma quelle di cui vi parlerò oggi sono quelle che ho scelto io come quelle che secondo me sono forse le più rilevanti dal mio punto di vista. Allora, il primo reperto che viene presentato dal terzo gruppo di lavoro è il fatto che le emissioni continuano ad aumentare. Non siamo sulla strada giusta per limitare l'aumento della temperatura entro il grado e mezzo. Le emissioni negli anni passati sono aumentate in tutti i settori e sono aumentate in maniera non uniforme. Questo grafico vi mostra sull'asse delle Y le emissioni di gas serra e il tempo sull'asse appunto delle X. E non dovete, secondo me, essere diciamo confusi dal fatto che questa linea è molto piatta e aumenta piano piano, perché in realtà queste emissioni stanno aumentando abbastanza velocemente. Vedete che cominciamo a guardare dal 1990, quindi da un anno abbastanza recente, e questo aumento si accompagna appunto a tutto quello che abbiamo sentito, all'aumento della temperatura. Non stiamo facendo abbastanza negli ultimi anni, negli ultimi tre decenni, per limitare queste emissioni. È anche vero però che le azioni per il clima stanno aumentando, e questo è un messaggio che emerge in maniera molto forte dal terzo gruppo di lavoro. Alcuni paesi sono stati in grado di ridurre le emissioni pur continuando a crescere. Attenzione, non sono paesi che sono in linea con diciamo gli obiettivi del grado e mezzo, ma hanno dimostrato che ci può essere un'inversione di tendenza, e secondo me molto importante anche il fatto che gli obiettivi di zero emissioni sono stati adottati da moltissime città e moltissime regioni. Quindi vediamo uno sforzo non più dall'alto verso il basso, ma anche a livello regionale, a livello locale, quindi l'azione dei singoli e delle comunità sul proprio territorio. E tutte queste azioni, diciamo, messe insieme una con l'altra, ci daranno poi quello che è il contributo totale in termini di riduzione delle emissioni, se saremo seri nel farlo. Il secondo messaggio, che secondo me è molto forte, che emerge dal contributo del terzo gruppo di lavoro, è che abbiamo ad oggi molte tecnologie e molte soluzioni anche non tecnologiche ma comportamentali che sono disponibili in tutti i settori e che ci possono aiutare a ridurre le emissioni in maniera marcata, in maniera molto significativa. Ovviamente la rilevanza di queste soluzioni e tecnologie varia a seconda del settore che stiamo considerando, e nel rapporto troverete tutti i dettagli. C'è, per esempio, si tratta di tutti nel dettaglio tutti i settori industriali. Questo però è il messaggio che emerge in maniera consistente
a livello generale. Le politiche e gli investimenti che sono stati mirati e che sono stati studiati con attenzione sono stati in grado di promuovere innovazione tecnologica e innovazione sociale, sono stati in grado di ridurre i costi delle tecnologie a basse emissioni e hanno promosso la diffusione e l'adozione di queste nuove tecnologie. Attenzione però che i paesi in via di sviluppo, particolarmente quelli più poveri, rimangono notevolmente indietro rispetto ai paesi sviluppati. Se questo è vero, d'altro canto notiamo che i contributi promessi dagli stati in termini di riduzione, l'impegno messo sul tavolo, non è ancora sufficiente. Riprendo qui un grafico che vi è stato mostrato in una presentazione precedente. Questo grafico vi fa vedere appunto le emissioni sull'asse delle Y nel tempo che passa sull'asse delle X. Quello che vedete in nero sono le emissioni storiche, quelle che abbiamo visto nel grafico precedente, e vedete qui dei colori diversi. Il rosso la traiettoria sulla quale ci siamo messi, la traiettoria potenziale. Ovviamente ci sono dei margini di incertezza, non c'è certezza nelle previsioni che noi possiamo fare rispetto a dove andremo, mettendo in pratica e rispettando le politiche che sono già attuate in questo momento in tutti i paesi del mondo. E vedete qual è la distanza che dobbiamo ancora colmare. La distanza che dobbiamo colmare è indicativamente la differenza tra questa retta rossa e la retta o verde o quella blu, e che sono rispettivamente quella verde, una traiettoria di emissioni che è in linea con mantenere la temperatura, l'aumento della temperatura media globale sotto i 2 gradi, quella blu è esattamente la stessa cosa, ma la temperatura di riferimento è il grado e mezzo. Quindi abbiamo le tecnologie, abbiamo delle potenziali soluzioni, ma non stiamo facendo abbastanza. Ritorno qui su un altro punto che è stato detto in una presentazione precedente, cioè l'importanza di raggiungere questo famigerato zero netto. Che cosa succede quando raggiungiamo lo zero netto delle emissioni? Succede che la temperatura si stabilizza. Okay? Quindi noi avete sentito, siamo 1,1 gradi sopra la temperatura media globale ad oggi. Se raggiungiamo lo zero netto, continuiamo a stare, stabilizziamo la temperatura, ok? E questo significa che fermiamo ogni ulteriore impatto potenziale di un aumento della temperatura. Attenzione però che, come è stato chiesto nella chat in precedenza, abbiamo già cambiato il clima è già cambiato e quindi l'adattamento risulta strettamente necessario insieme agli interventi di mitigazione. Lo zero netto può essere raggiunto entro il 2050 se riduciamo arriviamo a un picco delle emissioni prima del 2025, cioè tra 2 anni praticamente, e se riduciamo del 43% le emissioni globali di gas serra entro il 2030. Ci sono diversi gas serra, si parla di CO2, bisognerebbe parlare anche di metano, qui il tempo è molto stretto, quindi attenzione che trovate tutti i dettagli all'interno del rapporto. Lo zero netto potrebbe essere raggiunto entro il 2070, quindi stabilizzare la temperatura un pochino più avanti, quindi non più il grado 1,1, ma una temperatura un pochino più alta, se entro il 2070, arrivando a un picco delle emissioni prima del 2025 e riducendo poi le emissioni in maniera un pochino più dolce, cioè del 27% entro il 2030. Allora, come possiamo fare a ridurre queste emissioni? La buona notizia, la speranza, è che ci sono in realtà tante possibili soluzioni. Il Working Group 3 si focalizza su quelli che si chiamano IMP, che sono gli scenari illustrativi, Illustrative Mitigation Pathways. Che cosa sono questi scenari? Questi scenari sono delle possibilità di come noi possiamo organizzare i sistemi industriali, il nostro sistema energetico, per fare in modo di stare sotto i 2 gradi. Qui vi ho evidenziato con delle frecce delle potenziali, dei futuri possibili. Il primo, questo qui, è un futuro che ci fa rimanere sotto i 2 gradi investendo tanto e scommettendo tanto sulle emissioni negative, ossia queste tecnologie di cattura e stoccaggio del carbonio e altri tipi di tecnologie che al momento sono in fase di studio ma non disponibili su larga scala. Questo secondo set di scenari invece ci permette di stare sotto i 2 gradi
investendo e scommettendo sulle rinnovabili, su altri tipi di soluzioni, diciamo, di carrier energetici. C'è un'altra alternativa che potrebbe essere quella di ridurre la domanda globale attraverso LD, low demand, quindi attraverso un consumo più consapevole, una riduzione della domanda di energia, delle scelte diverse a livello comportamentale, possiamo raggiungere lo zero netto, stare sotto i 2 gradi ridurre la domanda di energia. Tutte queste sono alternative possibili, sono alternative che vengono valutate dalla letteratura, quindi riprese dal rapporto, e ognuna di queste ovviamente ha dei passi obbligati. Se vogliamo ridurre la domanda, bisognerà fare determinati cambiamenti comportamentali. Se vogliamo scommettere sulle emissioni negative, sarà necessario investire ancora in queste tecnologie che non sono attualmente completamente disponibili sul mercato. Quinto messaggio importante: politiche di regolazione, quindi limiti e standard e diciamo obblighi e strumenti di prezzo, quindi tasse, mercato di scambio dei permessi, si sono dimostrati efficaci nel ridurre le emissioni. Attenzione però che queste politiche non possono essere disegnate soltanto guardando al problema del clima. Devono essere innanzitutto non politiche singole, ma quelli che noi chiamiamo i portafogli, quindi dei portafogli variati di politiche che tutte insieme ci devono aiutare a raggiungere il nostro obiettivo. E queste politiche climatiche devono necessariamente essere coordinate con tutte le altre politiche economiche, la politica industriale, i fondi di investimento, tutte le altre politiche di cui generalmente uno Stato si occupa. Gli obiettivi di mitigazione ambiziosi, per essere raggiunti, devono necessariamente basarsi su un coordinamento tra governi e società. Non è possibile più andare con azioni che non siano coordinate oppure, un po' così, fatte un po' a caso. Il sesto messaggio importante che emerge riprende anche in questo caso una figura che vi è stata mostrata in precedenza, in particolare il pannello di destra di una delle figure mostrate da Anna. Questa figura vi fa vedere, vi illustra qui una lista che non riuscirete a leggere, ma che c'è nel rapporto, di potenziali soluzioni tecnologiche. La lunghezza della barra vi mostra il loro possibile contributo alla riduzione delle emissioni, il colore della barra vi mostra quanto costa quella tecnologia. Blu vuol dire che costa praticamente niente, e invece rosso scuro significa che il costo è tra i 100 e i 200 dollari per tonnellata di CO2 equivalente che noi andiamo a mitigare. Il rapporto del terzo gruppo di lavoro vi fa vedere come, secondo la letteratura esistente, circa metà della riduzione delle emissioni che sono necessarie fino al 2030 può essere raggiunta dei costi che sono inferiori a 100 dollari alla tonnellata di CO2. Questo numero è un numero importante e interessante, perché pre-Covid, pre-crisi energetica, pre-invasione dell'Ucraina, il mercato dei permessi della CO2 in Europa si attestava sopra gli 80 e sotto i 90 dollari per tonnellata di CO2. Quindi questo numero, 100 dollari per tonnellata di CO2, significa che noi possiamo, con prezzi che abbiamo già con cui ci siamo già confrontati in passato, possiamo fare degli importanti passi avanti nella riduzione e nella mitigazione, nella riduzione delle emissioni. I finanziamenti, torno anche su questo punto importante, c'è una carenza di investimenti in tecnologie verde. Questa carenza deve essere colmata, serve aumentare gli investimenti verdi di 3-6 volte rispetto a quelli attuali. Attenzione però che il rapporto sostiene che l'evidenza scientifica che emerge dalla letteratura è che ci siano abbastanza capitali a livello globale. Il problema è che questi capitali sono investiti nelle tecnologie sbagliate, quindi si tratta di togliere questi fondi ai combustibili fossili e ridirezionarli verso soluzioni più sostenibili. Infatti, una delle grosse sfide che stiamo affrontando riguarda l'abbandono degli investimenti fossili, il cosiddetto divestment, e la concentrazione dei fondi verso i paesi in via di sviluppo. Scusate, c'è un typo, c'è un refuso sulla slide. Quindi questi sono i messaggi che io ho scelto di raccontarvi oggi e che giustificano quello che è il messaggio chiave che emergeva dal contributo del terzo gruppo di lavoro, dal sesto rapporto di valutazione, ossia che l'evidenza scientifica è molto chiara, adesso è il momento di agire. E con questo vi ringrazio. Grazie, grazie Elena, e grazie anche ad Anna Pirani, a Lucia Perugina, Pironello per l'esaustiva presentazione dei contenuti, ricca presentazione dei contenuti.
Ci sono state molte domande, ad alcune è già stata fornita la risposta per iscritto, altre ce ne sono, vengono anche da YouTube. C'è una persona che chiede se esistono scenari locali in riferimento all'Italia che utilizzano già gli SSP, gli Shared Socioeconomic Pathways. Molte domande poi si concentrano anche sul fatto se la riduzione delle emissioni di alcuni paesi diciamo, tenga in considerazione la delocalizzazione delle emissioni stesse. Queste sono due domande che ricorrono più volte. Non so se Anna o Lucia o Piero vogliono rispondere sugli SSP. Lucia? No, io sono forse un po' scusa. Posso dare una mano, forse? Certo, anzi, grazie. Allora, gli SSP si chiamano Shared Socioeconomic Pathways, che cosa sono? Sono delle ipotesi che si fanno rispetto a tutte quelle variabili che non possono essere studiate all'interno di un modello di valutazione integrata. Un modello di valutazione integrata ci dice come evolvono il clima, l'energia, il sistema energetico e l'economia nel futuro, ok? Ovviamente questi modelli sono delle equazioni matematiche che simulano quello che succederà, non possono simulare tutto. Un esempio chiaro di cosa non può essere simulato è il tasso di natalità e di mortalità che viene ipotizzato, viene preso per dato, ok? Ci sono tante di queste variabili, quindi gli SSP ci aiutano a capire entro quale narrativa, entro quale mondo futuro i modelli si stanno, diciamo, stanno producendo le loro stime future. Quindi la risposta a una domanda che è molto complessa è questa: gli SSP vengono imposti a tutti i modelli di valutazione integrata generalmente ad oggi, quando si fanno gli scenari. Quindi, se noi abbiamo un modello che produce dati italiani, okay, quindi un modello molto localizzato a livello geografico, anche un modello globale che produce dati per l'Italia, tendenzialmente sono soggetti a questi SSP e bisogna decidere, e bisogna, leggendo un articolo, capire sotto quale SSP questo viene. Diciamo, questo modello viene fatto girare, si dice tecnicamente. Non so se ho risposto o quantomeno dato il framing, quindi la risposta è probabilmente sì, nel senso che tutti i modelli di valutazione integrata adesso, quando fanno gli scenari, utilizzano questi, diciamo, queste narrative che sono state, diciamo, su cui si è accordata la comunità scientifica. Grazie Elena. Ricapitolando, se siete d'accordo, io adesso pongo alcune domande e così le pongo un po' insieme, così c'è tempo per pensare un attimo alla risposta. Ad esempio, chiedono al professor Lionello quali sono, un attimo che l'ho persa, quali sono le aree costiere italiane che sono maggiormente soggette a innalzamento del livello del mare? Sì, ho brevemente risposto sulla chat, ma ovviamente la caratterizzazione del rischio dipende dalla tipica organizzazione del calcolo del rischio, dal livello di pericolo, in questo caso l'aumento del livello del mare o l'esposizione alle mareggiate, dalla presenza di condizioni di vulnerabilità, cioè assenza di difese costiere, e dall'esposizione, popolazioni, insediamenti, aree prossime alle coste. E mettendo assieme l'aumento del livello del mare, in realtà è abbastanza uniforme lungo dunque le coste italiane, è qualcosa che è anche abbastanza uniforme a scala di Mediterraneo. Quindi quello che conta in questo caso è la vulnerabilità e l'entità dei beni a rischio. Generalmente una costa bassa, densamente popolata, dove ci sono molte infrastrutture o siti di interesse culturale, è una situazione posta a rischio. Queste condizioni sono prevalenti nel nord Adriatico. Una costa bassa, sabbiosa, in alcuni tratti l'entroterra è già al di sotto del livello medio del mare. A livello locale, però, ci possono anche essere le pocket beaches, vengono chiamate in italiano, cioè le spiagge che in realtà sono un'importante risorsa turistica e ambientale, le piccole spiagge incastonate fra gli scogli, dove l'apporto di sedimenti è limitato
e l'aumento del livello del mare in quel caso può avere delle gravi conseguenze. Ovviamente le scogliere in generale sono meno esposte se non in caso di crolli massivi. Ok, grazie. Ricapitolando alcune domande, quindi c'è il punto sul fatto se si tiene conto della delocalizzazione delle emissioni da parte dei paesi che segnano quantità inferiori, una diminuzione delle emissioni. Una domanda riguarda il tema della crescita demografica. Come e del conseguente aumento di domanda di energia primaria, come questo può essere affrontato. C'è una domanda su se e come l'energia nucleare è presa in considerazione tra le soluzioni possibili. Mentre ragionate su chi e come risponde a queste domande, c'era Elena Verdolini, voleva aggiungere un punto a quello che diceva prima, giusto? Se posso, sì, una cosa che secondo me è un filo conduttore che deve essere di tutte le presentazioni che abbiamo visto, che è molto importante. È vero che noi ci focalizziamo sul grado e mezzo, sui due gradi, ma sia Piero che Lucia che Anna hanno detto una cosa importantissima secondo me, ossia che qualsiasi riduzione di emissione riusciamo ad ottenere è comunque meglio di niente, ok? Quindi io vorrei un attimo sfatare questo mito che se non arriviamo al grado e mezzo allora è finita e allora adattiamoci e andiamo avanti a vivere così, perché questo è proprio il messaggio sbagliato che non deve passare, nel senso che se non riusciamo ad arrivare al grado e mezzo, e sarà difficilissimo che lo faremo, ma riusciremo a stare sotto i due gradi, se non saranno due gradi saranno due e due, l'importante è che noi adesso mettiamo in atto tutte quelle azioni che nel medio periodo ci permettano di aggiungere, ecco, in questo di raggiungere un obiettivo, e questa è una cosa molto importante, perché il rischio di focalizzare sul grado e mezzo e di dire vabbè, se perdiamo questo il treno è passato, è un rischio che non possiamo correre, perché andiamo a peggiorare la situazione. Ok, grazie. Se posso aggiungere, penso all'esempio dei coralli, sia un esempio pratico che proprio mostra quanto ha appena detto Elena. L'esempio dei coralli e di come certamente un aumento di temperatura di un grado e mezzo ha delle controindicazioni, ma con un aumento di temperatura di un grado e mezzo riusciremo ancora, in presenza di adeguate strategie di tutela delle riserve marine, dell'ambiente marino, di conservare la grande maggioranza dei coralli. Man mano che si aumenta la temperatura, diminuisce la possibilità di riuscire a salvare dei coralli. Diventa zero, però, soltanto nel caso in cui adottiamo scenari che ci portano a 4 o 5 gradi di aumento della temperatura media globale. Quindi in mezzo c'è tutta una zona in cui lavorare. Certamente il desiderabile sarà sotto un grado e mezzo. C'è, se mi permetti, Mauro, una domanda che chiede di quanto dobbiamo ridurre le emissioni, ad esempio nel 2030, per restare entro 1,52 gradi in Italia, per quanto riguarda l'Italia. Forse sto io fraintendendo la domanda. La risposta è entro il 50% entro il 2030 a scala globale, per restare su quello scenario di riduzione sotto un grado e mezzo. Però ovviamente non è che un'Italia virtuosissima che riduce a zero le proprie emissioni e a livello nazionale restiamo sotto il grado e mezzo, perché il problema è un problema globale. Un problema globale che può essere affrontato, che deve essere, che la cui soluzione richiede uno sforzo fatto in modo coordinato da tutti i paesi. Elena Verdolini, sulla questione demografica, che cosa possiamo dire? Le previsioni, diciamo, dei modelli di valutazione integrata infatti mostrano che tendenzialmente ci sarà un aumento di domanda di energia legata alla crescita demografica. Per questo motivo io vi dicevo, non io ma diciamo il terzo gruppo di lavoro nella sua interezza, vi dice che è molto importante che trasferiamo capacità di ridurre emissioni ai paesi in via di sviluppo, che sono quelli che hanno i tassi di aumento demografico più alto. Okay? L'Italia è un paese che ha tasso di crescita zero, per non dire negativo, okay?
mentre paesi come l'Africa, l'Asia, la Cina sono paesi dove invece ci sono tassi demografici diversi. Se noi riusciamo attraverso la collaborazione internazionale a rendere disponibili le tecnologie che abbiamo qui anche lì, sicuramente faremo un importante passo avanti. La soluzione tecnologica, per quello che emerge dal terzo gruppo di lavoro, non può essere l'unica però che diciamo abbracciamo. Sicuramente nei prossimi anni sono fondamentali importanti cambiamenti comportamentali, e questa è una novità del messaggio del terzo gruppo di lavoro, ossia nessuno di noi può aspettare che le soluzioni vengano calate dall'alto attraverso una nuova tecnologia, solar radiation, solar management piuttosto che CCS. Sarà comunque necessario promuovere quella che viene definita con una parola inglese la sufficiency, cioè il consumo consapevole, il consumo diciamo nei limiti di quello che è necessario anche nei paesi sia sviluppati ma anche nei paesi in via di sviluppo, alcuni dei quali stanno crescendo molto. Grazie, grazie Elena. Lucia, volevi rispondere qualcosa sul nucleare? Io sì, sul nucleare, quanto fosse stato considerato, ma volevo collegarlo anche a un'altra domanda che è stata fatta in chat sulle tecnologie carbon capture and storage, CCS, cosiddetti CCS. Quanto questi gli scenari nel precedente assessment report e anche in questo sono incluse queste due tecnologie, anche di un raddoppio delle produzioni di queste del nucleare e dell'impiego, anche non un raddoppio, ma anche un utilizzo su vasta scala di tecnologie che assorbono, estraggono la CO2 dall'atmosfera e le ripongono nei giacimenti esauriti delle petroliferi, come ad esempio. E, insomma, l'impiego di queste due tecnologie viene fatto all'interno dei modelli su cui si fanno poi gli scenari. Si è notato però che, nonostante, facendo un confronto anche con quello che è stato nell'assessment precedente, che era stato previsto un aumento dell'impiego del nucleare, che però poi dopo non si è verificato nei fatti. Quello che ha avuto veramente un'impennata sono le piccole tecnologie di piccola scala, come il solare, ad esempio, o le batterie, mentre il CCS e il nucleare non hanno avuto questo utilizzo così ampio. Ovviamente tutte le tecnologie sono messe in campo all'interno degli scenari e quindi sono previste l'utilizzo di tutto. Quindi molte volte si vede nel dibattito il nucleare invece delle rinnovabili. No, in realtà gli scenari ti danno rinnovabili, nucleare, CCS, cioè tutto viene messo in campo al massimo della sua potenzialità. Grazie. Le domande sono un po' esplose quando sono finite le presentazioni, vuol dire che c'è molto interesse. Io, il tempo lo abbiamo quasi esaurito, però vorrei chiudere su una domanda che è diversa da tutte le altre, perché menziona la filosofia. Io vorrei ampliarla un po' e chiedere alle autrici, agli autori, in che modo la cultura, che non comprende soltanto la hard science, riesce, perché nel rapporto si parla sempre di multidisciplinarità, quindi di dialogo tra competenze, tra discipline diverse, in che modo la cultura umanistica in qualche modo riesce a dialogare, o c'è un, se c'è uno stimolo nel rapporto dell'IPCC a questo tipo di dialogo tra scienza e cultura umanistica. Anna. Posso iniziare? Stavo per rispondere in chat perché era una bella domanda, e sono fiera di dire che addirittura nel gruppo 1, nel capitolo 1 che fa il framing o l'introduzione di come il rapporto è costruito, abbiamo avuto uno storico della scienza. Allora non so se lui si definisce filosofo, storico della scienza, però abbiamo veramente voluto aprire le nostre riflessioni a dei concetti più ampi, non solo quelli di hard science. E questa esperienza l'abbiamo anche avuta preparando il rapporto 1.5 gradi, che è uscito nel 2018. E lì era chiaro che bisognava estendere le conoscenze che venivano considerate per trattare questo argomento. E quando abbiamo fatto la stesura di come sarebbe stato costruito questo rapporto, abbiamo coinvolto due filosofi
nella guida scientifica che stava facendo questo lavoro. Però chiaramente diciamo che è una vena molto sottile nell'assessment. C'era nel quinto rapporto del gruppo 3 sulla parte mitigazione, c'era un capitolo che trattava social, economic e ethical concepts and methods, il capitolo appunto 3 del quinto rapporto, ma questo tema è scomparso questa volta. Penso che si dice spesso nelle nostre discussioni come si farà il prossimo assessment e che caratteristiche dovrebbe avere, e un trattamento più ampio culturale penso sia importante, visto gli impatti, le conseguenze, i tipi di azioni, i discorsi che stiamo facendo per le transizioni giuste, eccetera, al cambiamento climatico. Quindi grazie per la domanda, molto rilevante. Grazie a te per la risposta. Io chiuderei qui, visto che siamo un po' oltre il tempo, ci sono molte domande che non sono state evase. Cercheremo di farlo per iscritto, perché conserviamo tutte le domande che sono scritte in chat. Io ringrazio Anna Pirani, Lucia Perugini, Piero Lonello ed Elena Verdolini. Vi ricordo che sul sito ipccitalia.cmcc.it troverete tutte le presentazioni e la registrazione di questo webinar. Ovviamente grazie a tutte le persone che hanno partecipato. A presto.